Passato il Ferragosto, i dirigenti biancazzurri si tufferanno di nuovo a capofitto sul mercato per chiudere almeno 3 trattative in entrata, in modo da consegnare al tecnico Zauri la squadra praticamente al completo in vista dell'inizio del torneo. La società abruzzese, non è un mistero, mira l'acquisto di un difensore, un centrocampista e un esterno d'attacco. A poco più di 2 settimane dal gong del mercato c'è tutto il tempo per poter scegliere quei profili più adatti al Pescara che verrà. Allo stesso tempo però la società dovrà lavorare ad alcune uscite, l'organico ad oggi conta 35 calciatori, oggettivamente troppi e difficilmente gestibili dallo staff tecnico, considerando che alcuni di questi non rientrano nei piani della nuova imminente stagione. Partendo dalle entrate, c'è da dire che il Delfino punta a portare in riva l'Adriatico un laterale di sinistra. La partenza di Elizalde, finito al Catanzaro dove è andato anche il centrocampista Tascone, potrebbe accelerare l'operazione. Per il centrocampo, con Melegoni e Ciocev in ripresa dai rispettivi infortuni e con Willy Tabi alle prese a sua volta con un problema fisico ancora da valutare, si punta a rinforzare la mediana con 1 o 2 esterni. Affascinante in tal senso, ma difficilmente percorribile, la pista che porta l'ex Bjarnason. Si valutano diversi calciatori con la possibilità però di avere al momento anche delle alternative nella rosa che si pensava prima non ci fossero. Per l'attacco i nomi sono quelli di Di Gaudio e Pasquato. Tornando alle cessioni, nelle prossime ore dovrebbe essere definito il passaggio del difensore Michele Fornasiera al Trapani. Chi conta invece di restare è Di Grazia, anche alla luce dell'ottima prova offerta con il Mantova. Ah sì, sono molto contento per la vittoria, ovviamente, per i miei compagni, che comunque ogni settimana mettono tanto sacrificio in allenamento, quindi in primis sono contento per questo. Poi anche della mia prestazione, perché da tanto che non giocavo e sinceramente avevo molta voglia di fare, ne ho ancora tantissima. Comunque ancora non abbiamo fatto niente, cioè io non mi accontento, quindi spero che comunque si continui così, cioè anche comunque la continuità ci vuole nei risultati poi, no? Quindi camminiamo con i piedi per terra e pedaliamo. Possiamo dire, dopo questa partita, Di Grazia parte integrante del progetto? Questa è una cosa che decide la società, poi ne sarò fiero se sarà così, ovviamente.